they go around and turn it to drive. I should show the way to drive. Questa è bottarga di Cefalo, sì. No? Cioè, il problema no, è che ma noi lo mettiamo in frigo, poi lo mettiamo in aereo 20 ore, deve stare a temperatura ambiente. Sì, problema perché è sotto vuoto, no? Questi sono i chips per affumicare. Noi non usiamo il fumo chimico, ma il fumo naturale. E usiamo pioppo, faggio e rovere. E poi aggiungiamo, a seconda del prodotto, della referenza, spada, usiamo la cenere, usiamo il mirto, facciamo essiccare le foglie e mettiamo il mirto, per lo spada usiamo il piombo, la quercia, no, il dischio, essenza locale, il sauvignon, il corbezzolo, oppure per il tonno da affumicare usiamo la base di queste tre, poi nella fase finale il lentisco. Ah sì? Vengono messe nelle macchine qua. Smoked tuna, smoked marlin. Smoked marlin. Marlin e smoked swordfish. Wow. Smoked swordfish. Mm. Ok. And, ecco, questo invece è un altro prodotto. È un insaccato di spada. Swordfish sausage. 50% ripeti? Smoked ripeti? Fish. Swordfish sausage. Bravo. Swordfish sausage. Okay. È uno sciolilingua. È uno sciolilingua. Bellissimo. Ma questo. Adesso noi il pentolo. Questo si chiama mosciame. Mohammed. Sì, mosciame, mosciame. Lo conosci già. Poi questo qui invece è lo stesso, formato più grande. Smoked swordfish. Smoked swordfish. Ok, in altro vi devo far vedere, mi sembra che qua abbiamo visto più o meno tutto quanto. Questo ugualmente è mosciame, però conoscete. E questa invece è la bresaola di tonno. Bresaola di tonno. Tuna bresaola. Tuna bresaola. Che vuol dire tuna bresaola? È il tonno che l'abbiamo lavorato, non è affumicato, è salato, abbastanza essiccato e sono delle fette che come se fosse bresaola. Come se fosse bresaola.